Buongiorno a tutti, sono Arcangelo Malorgio, tecnico pasticcere, gelatiere, cioccolatiere. Mi trovo qui nella cucina di famiglia dell'Istituto Culinario Naranzi. Per me è un piacere enorme collaborare con questa grandissima azienda. Oggi prepareremo dei torroncini a base di cioccolato per le nostre casalinghe e sarà molto semplice realizzarle, ve lo assicuro. Andiamo a realizzare i nostri torroncini al pistacchio con i prodotti che abbiamo qui a disposizione grazie alla famiglia Naranzi, che ci ha messo dei prodotti molto buoni a disposizione, di altissima qualità, per realizzare i nostri torroncini in modo semplice e molto pratico. Quindi andiamo a presentare i prodotti, che saranno il praliné al pistacchio con il 42% di pistacchi, la nostra pasta pistacchio. In alternativa possiamo usare anche questa crema spalmabile, molto buona e anche semplice da usare. E poi uniremo questi due prodotti al nostro cioccolato bianco di Varronà. Andiamo a preparare il nostro torroncino al pistacchio e abbiamo appena sciolto il cioccolato bianco di Varronà, così bello, liquido, caldo. L'abbiamo portato alla temperatura di 42 gradi. In questo momento andiamo ad inserire il nostro praliné di pistacchio con il 42% di pistacchi, lo andiamo a mettere all'interno. Dopodiché andiamo ad inserire la pasta pistacchio di Joy Gelato e andiamo a creare un'emulsione. Quindi il nostro torroncino comincerà a prendere il gusto di pistacchio. Ecco i nostri pistacchi che abbiamo messo in forno e caramellato con dello zucchero e del sale dell'Himalaya e dell'acqua acqua di rose. Quindi una breve cottura a 150 gradi per una quindicina di minuti e dopodiché, una volta freddi, li andiamo a inserire nel nostro stampo, mettendone in poche quantità e distribuendoli uniformemente. Ok. Quindi abbiamo messo i nostri pistacchi e andiamo a inserire adesso il nostro cremino, che è pronto e ha la temperatura di 24 gradi. Lo andiamo a inserire negli stampi. Prendiamo un sac à poche, in questo caso è un sac à poche monouso, e andiamo a riempire gli stampi. Andiamo a preparare adesso i nostri torroncini. Tagliamo il sac à poche e versiamo questo favoloso cremino di pistacchio sui nostri pistacchi caramellati, utilizzando uno stampo in silicone di pavoni. Una volta finito, lo facciamo raffreddare all'incirca 6-7 ore a temperatura ambiente. Volevo dire che questi stampi di silicone che ci aiutano molto in pasticceria si possono utilizzare anche in forno. Andiamo adesso a sformare i nostri torroncini al pistacchio delicatamente, senza forzare l'impasto. Ecco qui il nostro torroncino. Possiamo anche realizzare dei torroncini con il cioccolato al latte, inserendo il praliné alle mandorle, o addirittura con il cioccolato fondente inserire il praliné noisette. A tutte le nostre casalinghe, realizzate i nostri torroncini facili e molto buoni. Troverete questi fantastici prodotti da Naranzi Organic Market. Auguri da Arcangelo!